Ma la risposta è sì e no, nel senso che come i generici, i biosimilari si introducono alla cessazione della copertura brevettuale e in questo sono simili Simili. ai generici. È chiaro che, come ha detto il professor Sarsi Puttini, la struttura è una struttura molto diversa e quindi proprio in considerazione del fatto che è una struttura molto più complessa, chiaramente il processo di autorizzazione è un processo molto molto più complesso, molto più serio, molto più costoso, perché mentre i generici, come avrete avuto modo di vedere la volta scorsa nel precedente webinar, si basano su degli studi, insomma, che sono degli studi fondamentalmente di bioequivalenza, qui abbiamo una complessità di studi notevoli. Obbligatori gli studi clinici condotti per tempi adeguati, quindi è una procedura estremamente più complessa e, come dicevo, ha bisogno di un'autorizzazione centralizzata, cosa che i farmaci generici non hanno. Poi, e questo è simpatico, lo dico da farmacologo, adesso sta per uscire da brevetto un farmaco che si utilizza per l'osteoporosi, che è un peptide, insomma, 34 aminoacidi, in cui è possibile avere il generico perché può essere fatto con sintesi chimica o il biosimilare. Allora, questo aumenta la complessità di tipo regolatorio e anche la complessità dell'utilizzo da parte dei clinici. Certo.